Emergenza idrica e corsa contro il tempo per la riparazione delle perdite, ma i consumi eccezionali e le continue rotture di condotte e reti non danno tregua all'Irpinia. E così, tra una toppa messa su un'adduttrice e una quota di risorsa recuperata da una fonte, restano sempre da fronteggiare nuove criticità e bisogni. Di pari passo continuano anche le proteste dei cittadini, molti dei quali firmatari delle istanze del comitato Uniamoci per l'acqua, che dalla Valle Ufita si sta ramificando in tutta la provincia. Un tubo centrale che cadeva da due anni, tanta d'acqua si perdevano. Due anni, io ti vedevo, se tu voglio vedere, ce l'hanno giù. Te l'ho ancora aperto. Due anni. Tre giorni senza acqua. Sono 9 anni che non vengono a prendere la lettura del contatore. Chiedono solo a Conda. Oggi ho ricevuto le bollette di conguaglio, tengono ancora in più 230 euro. Loro non ci stanno soldi per le riparazioni.